Amici miei dei Sapori del Sole, so che eravate lì perché anche voi aspettate questo momento dolce della nostra Michela Festa, le torte di Miki, sul suo blog. Sì, che si chiama appunto le torte di Miki. Eh beh, non a caso. E devi sapere che quest'anno ha compiuto esattamente 10 anni. Ma dai, sì. Benissimo, tutti a casa di Miki a fare una mega festa. Ok. Cosa ci prepari? Oggi vi preparo un classico della tradizione napoletana, ovvero la sfogliatella in versione frolla. Oh, ma non è una cosa facile, Michela, in 8 minuti? No, vabbè, vi abbiamo preparato qualcosa prima. Anticipo e vi spiego tutto. Ok, dai, andiamo, allora, andiamo. Si parte... Però questo che serve? Il nostro amaro di pestum, come te lo ritrovi tu? Si abbina perfettamente alle sfogliatelle, a questi dolci preparati con questi... Che piace tantissimo anche ai nostri amici dietro le telecamere, lo so, vedo i loro sguardi. Sono contenti. Allora, vai. È semplice, è semplice. Si prepara in anticipo, quindi o la sera prima o almeno un'oretta prima, una frolla. Sì. La classica frolla aromatizzata con scorza di arancia e limone, perché la frolla è proprio un dolce aromatico, no? Che racchiude una serie di aromi e sapori. Profumi pazzeschi. Esatto, che può essere fatta con burro o strutto. La tradizione napoletana vuole l'utilizzo dello strutto, come la sfogliatella. E tu come l'hai fatta però? Io oggi col burro. L'abbiamo becca. Lo strutto non è da demonizzare. Ma no, ma sulla nave qui che poteva fare. Ok. Ok, e quindi questa la mettiamo da parte e la mettiamo a riposare. Poi si cuoce, gli ingredienti per preparare il ripieno della sfogliatella sono i seguenti. Si cuoce del semolino con dell'acqua e una noce di burro, si fa raffreddare e si ottiene questa crema di semolino. Serve una ricotta, una buona ricotta di latte vaccino, zucchero a velo, cannella, canditi, un po' di pasta di vaniglia e volendo un altro pochino di scorza di arancia grattugiata, però possiamo che anche ci sta che non okay. Ci sta. Senti, tu usi spesso la vaniglia in quel modo sì, lì? Sì, perché è più facile da utilizzare per chi si scoccia di comprare il bacello di vaniglia e tagliare. Quella si trova così sì, tranquillamente. La ok. La pasta di vaniglia si può utilizzare tranquillamente. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Quindi che cosa facciamo? In una ciotola mescoliamo semplicemente il semolino con la ricotta setacciata. Ok. E lo zucchero a velo. Bene. Ok, puoi iniziare a girare? Sì. Io aggiungo un pizzico di cannella. Ah, quindi sia così sì, che con lì. Sì, esatto. Un po' di vaniglia, okay. Che è proprio profumatissimo. Mamma mia, veramente ragazzi, si sente un profumo... E unico. Immancabili sono i canditi all'arancia, perché questi rendono aromatico tutto e danno umidità all'interno della, diciamo, della questi li troviamo già fatti o li fai sì, tu? Sì, si possono fare se avete pazienza, ma li trovate già fatti e si possono acquistare tranquillamente. Buono, beh, del resto questi fanno parte davvero della tradizione napoletana. Ma sapete che c'è una diatriba sull'origine della sfogliatella? Dai, raccontami. Allora, a Napoli dicono che è nata a Napoli, ma in realtà è nata in costiera amalfitana. È nata tra Positano e Amalfi a Furore, in un convento di monache che hanno creato la prima sfogliatella riccia, ovvero la Santa Rosa. Quindi non è la famosa Santa Rosa napoletana. E allora Salerno-Napoli 1-0 almeno. Esatto. In questo caso allora, mentre Rosaria fa diciamo la vabbè diciamo che è pronto, è semplicissimo. Noi con una bilancina, adesso lo facciamo a occhio perché siamo live, facciamo dei piccoli panettini di 70 grammi, ok, perché chiaramente facciamo le monodosi, e tu sai fare anche l'altro tipo di sfoglia, no? Allora, no, questa è la ricca. L'ho provato una volta, però anche qui ci viene in aiuto Arca, che ha già i tappi pronti da riempire. Ah, vabbè, ma così è facile. Sì, Arca con le sfoglie brave. Lavora nel frattempo, allora. Si distrae, inizia a parlare lei. Allora, ah, Arca sì. Si sente così, guardate. Nel frattempo stanno organizzando da mangiare qui, noi... Tra poco andiamo a cena? Sì, oh. Sì, tra un poco andiamo a mangiare. A mangiare? Sì. Allora, si stende in questo modo, vedete, è un ovale si crea. Sì. Poi il ripieno si mette un bel cucchiaio abbondante qui. Mamma mia. Parte, e già diciamo, si sente un profumo stupendo. E si piega in questo modo.
Poi sai, c'è un'altra cosa che mi piacerebbe fare, io penso ai format ogni 5 minuti, i dolci di Natale, che lo fanno tutti, però io farei quelli proprio della tradizione. Mamma mia, che cosa bella. Per farla perfetta si prende un coppa pasta, si coppa e si viene coppa. La tipica forma della sfogliatella frolla, che non è propriamente tonda, guardate, è un po' a mezzaluna. È vero. Ecco qui, quindi, poi... facciamo come faceva mia nonna, come facevano gli antichi, si dice. Con tuorlo, d'uovo e latte, mamma mia, e si inforna per 30 minuti a 180 gradi, semplicissimo, fantastica, in modo che poi dopo noi andiamo all'acquario. Esatto. E vi faccio vedere il risultato finale. Quindi va così, non ci metti niente, solo alla fine quando vengono fuori. Scusami, ripeti, mi ero distratta sul forno. Quindi? 180 gradi per 30 minuti. 180 gradi per 30, statico, ventilato? Statico, preferisco statico. Benissimo, e questo è... Il risultato, sembrano le sfogliatelle comprate a Napoli. Mamma mia. Le frolle comprate a Napoli. Però il sapore chiaramente lo dobbiamo verificare poi in seguito, perché non possiamo, dobbiamo fare le foto. In realtà senti, è un altro trucco. Qual cioè, è? Dici. Nel senso, qualcuno qui ci aggiunge anche acqua di fior d'arancio. Esatto, questa era una cosa che ti volevo dire, perché mi mancava un po', sentivo che ci abbiamo messo un po' più di cannella forse. Sì. C'è a chi piace e a chi non piace, però per farla ancora più aromatica io lo aggiungerei. Invece per quanto riguarda, poi chiudiamo, volevo solo sapere, tornare un attimo al discorso precedente dell'altro tipo di sfogliatella. Esatto. Volevo capire, lì invece utilizzando l'altra, insomma, quella già pronta, come la facciamo? Niente, praticamente ho un tappo già pronto che si apre e si mette ripieno dentro e si chiude e si cuoce al forno, semplicissimo. E quindi, l'interno è l'uguale? Noi mettiamo la stessa. È identico. E a te quale piace di più? Posso dire, vi piacciono entrambe, però ho la predilezione più per la sfogliatella riccia, perché fa troppo crunch. Senti, sono arrivate un po' di telefonate di ragazzi che ti vogliono conoscere. Ah, sì? Sì. Ah, come lo vuoi, così poi la io chiudiamo, come allora, lo vuoi? Bello, bravo, ricco e intelligente e... Non e che mi ami. Adesso vuoi troppo. L'importante è che non sappia cucinare, perché a cucinare ci pensa Miki. La stessa a cucinare. Anche meglio? Sì, dai. Fai solo il dolce? Sì. Va bene, e allora nel frattempo lo abbiamo preparato il nostro dolce, perché è prontissimo. Per quanto riguarda i suoi corteggiatori, scrivete ai Sapori del Sole, ci pensiamo noi. Grazie, grazie Michela per essere stata con noi e grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo domani sempre con i Sapori del Sole. Questa trasmissione è stata presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.